No, io penso che ci sia un punto in comune su cui il sindacato dell'editoria oggi deve confrontarsi, come aumentare la competitività delle nostre imprese. Penso che questo è un obiettivo sicuramente. È chiaro che su questo terreno ci sono due filoni di pensiero nell'ambito dell'editoria nazionale, quindi la editoria prima. C'è un filone di pensiero che dice che passando quelli che sono i diritti dei lavoratori, facendo assumere il rapporto di lavoro tra i produttori e i vendenti sempre più simile a quello che sono i paesi emergenti, recuperiamo la competitività. Chiaro che questa è una strada perdente, è evidente, perché ci sarà sempre qualcuno nel mondo che avrà meno diritti rispetto a quelli con cui ti confronti, perché oggi non è la Cina, non è più la Cina, ma è il Vietnam. E dopo il Vietnam ci sarà tutta l'Africa, per cui questa sicuramente è una corsa che non porta niente. L'altra strada, secondo me, è quella invece di un maggiore protagonismo dei lavoratori e delle aziende. E su questo piano io non credo che non ci sia da discutere, da confrontarsi. Io, l'ultima volta che ho parlato dentro questo salone, ero della segreteria del FEDER. E mi ricordo che allora parlavamo di conferenza di posizione, parlavamo cioè di lavoratori direttamente impegnati a discutere all'interno dell'azienda nei confronti della proprietà sulle scelte da fare. Allora, noi abbiamo un diritto moderno di rapporti industriali con il mondo europeo, la gestione, la partecipazione diretta, tutto. Penso che oggi il sistema italiano, con il rapporto sindacale di periferia, sia un sistema arretrato. Che dobbiamo avere il coraggio di affrontare, cercando strade diverse, facendo della difesa del nostro sistema produttivo l'asse fondamentale su cui i produttori lavorano, e come produttori intendo i lavoratori e intendo gli imprenditori. Anche perché, guardate, la competizione è grande, la competizione non è solo fra l'Italia e i paesi emergenti, c'è una competizione anche in Europa. Io come esperienza personale posso dire che ci sono le regioni della Svezia, le regioni della Francia, le regioni della Germania, che sono tutte le aziende di centro. Dicevo, vuole trasferire? Vuole trasferire la sua azienda presso di noi? Le facciamo conti dopo. Perché c'è una consapevolezza diffusa. Che comunque nei paesi occidentali ci sarà una forte visione di quella che è l'occupazione. Per cui c'è una competizione a livello europeo. Allora, il discorso della produttività dipende essenzialmente dai rapporti all'interno dell'impresa tra i produttori e i clienti. Però ricordate, dipende dal sistema paese. Allora, si può non essere d'accordo, ad esempio, con la ricetta di Marchionne per risolvere i problemi. Però sicuramente con quelle che sono analisi di risultati, che oggi l'Italia per l'imprenditore non è attraente, e questo è un dato di fatto, è un dato da cui non possiamo scappare e dobbiamo oggettivamente affrontare la viaggio. Grandi imprese di investimenti esteri, noi siamo l'unico paese, nessun investitore estero, grande o piccola impresa che investito ormai in Italia. Vediamoci conto che quando parliamo di sistema paese, parliamo di anni in cui il paese è stato fermo e non ha affrontato le riforme reali che si dovevano fare per far cambiare la sua paese. Abbiamo una giustizia civile che non funziona, abbiamo una burocrazia che non ha confini, abbiamo zone del paese in mano alla delinquenza in cui oggi mi ha proposto se vuole fare un investimento in Campania. Come ci sono tutta una serie di regolazioni, no? Che non è più successo. Beh, io dico sinceramente, tu investimenti in Campania non lo vado a fare. Perché so benissimo che sarei soggetto legale, e questa è una cosa che sappiamo tutti. Allora, come possiamo pensare di far crescere questo paese di fronte a situazioni di questo tipo? Cioè, dobbiamo rinunciare a questo.
Questi sono anni e anni in cui il paese non ha portato.